Consigliera Coronetta, l'avete annunciato con un comunicato stampa l'occupazione dell'aula consiliare perché non siete d'accordo sulla convocazione online della seduta di domani. Sì, buon pomeriggio intanto a chi ci sta ascoltando. Lo abbiamo annunciato e l'abbiamo fatto perché il nostro vuole essere un gesto di protesta forte, deciso, ma anche serio e responsabile del fatto che non accettiamo, soprattutto in un momento storico particolare come questo, non accettiamo che un consiglio comunale dove si viene a discutere su quello che sarà il futuro della nostra città, si deciderà, si prenderanno delle decisioni importanti sul futuro della nostra città e dei nostri cittadini e dico anche sul futuro di chi ancora dovrà nascere, perché noi sappiamo tutti bene che il tema trattato è proprio l'adozione delle misure correttive che la Corte dei Conti chiede dopo aver rilevato delle criticità importanti e aver messo in evidenza la situazione preoccupante dello stato finanziario del nostro ente. E di fronte a questo non riusciamo a capire perché un consiglio online. Un consiglio online che vieta veramente quello che non dà quella vivacità che invece darebbe un consiglio comunale di presenza. L'aula consiliare è l'aula preposta al dibattito politico. Noi qui rappresentiamo i nostri cittadini. Non abbiamo scelto di venire qui come persone qualunque, stiamo rappresentando i nostri cittadini che in questo periodo vogliono delle risposte importanti. Sappiamo che la gente fa fatica ad andare avanti. Sono aumentate l'energia, la benzina, il costo della benzina, il gas, le attività economiche chiudono, ci sono veramente difficoltà, c'è una crisi economica spaventosa e il Comune cosa fa? Cosa fa? Propone delle misure correttive dove si parla di aumenti. Di aumenti, l'aumento dell'IMU, dove si parla dell'aumento dell'imposta di soggiorno, dove si tagliano su servizi quali la manutenzione delle strade, del cimitero, e non ha il coraggio di guardare in faccia i rappresentanti dei cittadini per dire realmente come stanno le cose e per anche affrontare un dibattito che comunque, pur quanto forte, chiede delle spiegazioni e delle risposte. Qui ci sono delle responsabilità politiche e tecniche e devono venire fuori. Qui in quest'aula consiliare avremmo voluto domani incontrare vis-à-vis il collegio dei revisori, la dirigente stessa, il sindaco, la giunta, in maniera proprio guardandoci in faccia, non perché vogliamo fare delle sceneggiate, ma comunque sappiamo anche quanto è importante muoversi all'interno di un'aula consiliare. Non accettiamo un sindaco che paragona il dibattito politico di presenza a qualcosa che invece può essere rimandato attraverso una videoconferenza come qualcosa che è comune. Forse non ha capito l'importanza di chi sono i rappresentanti scelti democraticamente. E questa cosa ci dà veramente amarezza. Ci dà amarezza. Noi domani cercheremo di fare la nostra parte. Saremo qua insieme ai nostri quattro consiglieri, noi del Movimento 5 Stelle, Pipitone, Billardello, io e il consigliere Randazzo. Ma aspettiamo che si uniscano a noi anche le altre forze politiche, anche l'UDC che ha scritto un comunicato molto forte e che quindi ha la nostra stessa visione, di venire qua anche lui a farsi sentire affinché veramente sia il Presidente del Consiglio sia il Consiglio Comunale stesso si riappropri del proprio ruolo e decida di venire qua. Piuttosto che online. È successo altre volte, si sono discussi atti importanti online e questo mortifica e sicuramente non può andare bene. Lascio la parola anche ai miei colleghi. Consigliere Randazzo, sarete qui ad oltranza e domani mattina seguirete i lavori dall'aula consiliare? Credo che sia il minimo per dimostrare ai cittadini che sono molto attenti sulle dinamiche politiche di questa
città, di quello che sta perpetrando questa amministrazione e purtroppo con l'avallo di questa Presidenza del Consiglio e della maggioranza stessa. Ormai siamo abituati agli atti da despota di questo sindaco, questo è semplicemente l'ultimo atto di una lunga serie che porta a mortificare la democrazia in questa città. Ricordiamo il licenziamento degli operatori dell'Aro, poi reintegrati, ricordiamo i provvedimenti disciplinari a funzionari che praticamente non erano sulla stessa lunghezza d'onda dell'amministrazione, ricordiamo tutte quelle piccole scaramucce e ritorsioni che sono state perpetrate in 3 anni di amministrazione nei confronti di chi la pensa diversamente. E oggi, nonostante sia avuto la faccia di bronzo di promettere mari e monti, una città straordinaria, una città green, una città ecosostenibile, una città sana, oggi non si ha lo stesso coraggio di affrontare un momento storico delicato come questo, guardando negli occhi i rappresentanti del popolo legittimamente eletti, nonché i cittadini che vorrebbero e potrebbero partecipare a quest'aula consiliare. E tutto è veramente da codardo, come il leone da tastiera che si nasconde dietro un telefonino per accusare o additare agli altri alcune responsabilità. Qui la responsabilità è chiara. Questa amministrazione ha creato un disavanzo da 33 milioni di euro, che purtroppo dovranno pagare i nostri concittadini, i cittadini mazzaresi, per 14 anni. E nonostante ciò non si è avuto nemmeno il coraggio di essere da esempio, perché se guardiamo tra le molteplici misure a danno e a discapito della collettività, che di fatto renderanno questa amministrazione impotente, perché se si tagliano i servizi di manutenzione, se si tagliano i servizi istituzionali, se si tagliano la manutenzione al cimitero, se si aumentano le aliquote IMU, se si tassa l'unica fonte di sviluppo primario che potrebbe avere questa città, che è il turismo, ma di fatto questa amministrazione per cosa rimane ancora a galla ad amministrare? Il quesito che ci poniamo è pure questo. E poi, dulcis in fundo, a detta del sindaco, che aveva un po' le idee confuse anche con la vostra emittente, la responsabilità di questo disastro non è sua se non temporale, ma del dirigente, del Collegio Revisore dei Conti. Ebbene, noi oggi ci aspettavamo un segnale deciso, la rimozione del dirigente del settore finanze, che invece è ancora qui a firmare gli atti, un risparmio notevole di circa un centinaio di migliaia di euro all'anno. Ci aspettavamo la rimozione dei consulenti che hanno prodotto quasi zero, queste consulenze esterne, per oltre un centinaio di migliaia di euro all'anno, nonché ci aspettavamo la rimozione dello staff di questo sindaco che costa ai cittadini di Mazzaresi oltre 7.000 euro al mese, per non parlare dei premi produttività che da tempo arriva il sospetto non essere congrui alla realtà e alla produzione di qualche dirigente. Tutto questo non è stato fatto e oggi si ha il coraggio di mettere le mani in tasca ai cittadini mazzaresi già al collasso, camuffandosi dietro una pandemia. Peccato che, cari cittadini mazzaresi, le commissioni consiliari ogni giorno si riuniscono in presenza. Le presentazioni dei libri ogni giorno si fanno in presenza. I tagli dei nastri delle attività si fanno in presenza. Tutta l'attività istituzionale si fa in presenza. Solo per il Consiglio Comunale si tira fuori la pandemia, perché qualcuno deve tutelare la propria immagine dal confronto, dagli attacchi a volte, dalle critiche e dalle proprie responsabilità. Questo è quello che sta accadendo a Mazara del Vallo e al di là di questo ultimo episodio io sono fermamente convinto, e parlo per me stesso, che è il momento che questa amministrazione vada a casa. Il sindaco si deve dimettere e lasciare spazio a chi ha veramente la volontà di amministrare questo territorio e di fare il bene dei cittadini. Ha fatto troppi danni questa amministrazione, 33 milioni di euro di disavanzo ne sono la dimostrazione. È il momento di dire basta.